livello ci troviamo nella fascia intermedia, ma già piuttosto avanzata, e qui vengono introdotte tre tipologie di curva: le curve più piccole e ritmate, le curve di ampiezza media e le curve ampie. Queste tre tipologie di curva consentono allo sciatore di adattarsi un po' a tutti gli spazi e anche di esercitare una certa fantasia, una certa creatività nella sua discesa, variando a proprio piacere l'ampiezza delle curve. È quindi una sciata che comincia ad essere una sciata sicura su tutti i terreni, tutte le piste, di velocità non elevata, però una bella sciata che contiene anche un aspetto di eleganza notevole e che sicuramente fa piacere allo sciatore che riesce a raggiungere questo livello. Ecco, le curve corte del quinto livello, è una caratteristica proprio del quinto livello, è quello di imparare a sciare su delle traiettorie definite. Qua siamo alle curve corte, quindi l'aspetto ritmo è molto importante. Importantissima la cadenza anche nelle curve medie, una cadenza un po' più lunga, ed è importante distribuire e incrementare l'intensità dello sforzo, in particolare sul piede esterno alla curva, e la coordinazione del bastoncino insieme a quell'incremento di attività muscolare. Questo dà plasticità alla sciata e ci permette di sciare in modo già piuttosto efficace, efficiente e con una buona eleganza.